Il progresso umano non conosce confini. Ma ogni passo avanti ha un prezzo. Anche se abbiamo raggiunto il picco della prosperità, ci basta rivolgere lo sguardo al passato per ricordare che la natura ha una forza che non può essere ignorata. Il progresso umano, una forza che può consumare anche gli imperi più grandi. Ma ogni passo avanti ha un prezzo. Che è in grado di far tremare i potenti. Al cospetto della sua furia. Anche se abbiamo raggiunto il picco della prosperità, ci basta rivolgere lo sguardo al passato. Eppure per ricordare lo spirito umano sa resistere in mezzo alle avversità. Che la natura ha una forza che non può essere ignorata. Di coesistere con la terra. Una forza che può consumare anche gli imperi più grandi. O di piegarla al suo volere. Che è in grado di far tremare i potenti. Così puntiamo oltre l'orizzonte. Al cospetto della sua furia. Seguendo un cammino. Eppure che conduce all'innovazione, sa resistere in mezzo alle avversità. Trovando sempre il modo di coesistere e allo stesso tempo alla catastrofe. O di piegarla. La nostra sopravvivenza richiede nuove soluzioni per vecchi problemi. Così puntiamo oltre l'orizzonte. Per assicurare un futuro a noi stessi e alle generazioni che verranno. Seguendo un cammino, uniti da un obiettivo comune, dobbiamo guardare che conduce oltre all'innovazione, i confini nazionali e salutare l'alba di una nuova epoca nella civiltà e allo umana. Stesso tempo alla catastrofe. La nostra sopravvivenza richiede nuove soluzioni per vecchi problemi. Per assicurare un futuro a noi stessi e alle generazioni che verranno. Uniti da un obiettivo comune, dobbiamo guardare oltre i confini nazionali e salutare l'alba di una nuova epoca nella civiltà umana. Ai grandi animali dell'età della pietra, ai primi passi dell'uomo in posizione eretta, hai compiuto un lungo cammino. Ora comincia la tua avventura più grande. Dalla culla della civiltà dovrai arrivare alle stelle. Sulle tue spalle grava un grande peso, Re Gilgamesh. Il tuo stesso popolo, avventurati nel mondo.
È giunto il momento di dare inizio alla tua epica saga. Benvenuto, Gilgamesh. Il futuro del nostro popolo è nelle tue mani. Sulle tue spalle grava una grande responsabilità. Forse potrò aiutarti. Per troppo tempo abbiamo vagato nel mondo senza una terra da chiamare nostra. È tempo di mettere radici. I nostri coraggiosi coloni attendono i tuoi comandi. Dovremmo costruire qui la nostra prima città. Dal seme di questa piccola città farai crescere il nostro impero. Ma affinché il nostro popolo prosperi, dobbiamo prima di tutto considerare le sue necessità. Ora è piccola, ma se glielo permetterai, la nostra città continuerà a crescere. Il suo destino e quello del nostro popolo dipendono da te. Siamo fortunati. La terra che circonda la nostra città è ricca di risorse. Svilupparle sarà fondamentale per la nostra sopravvivenza. Siamo fortunati. La terra dentro i nostri confini è ricca di doni. Ma una civiltà è fatta di persone, non solo di terra. Terre come queste attireranno certamente l'attenzione degli scorridori barbari che infestano la regione. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo prepararci a combattere. La nostra città ha bisogno di guerrieri. Se il nostro popolo vuole sopravvivere in queste terre, dobbiamo indirizzare precisamente i suoi sforzi. Solo così potremo dominare questo mondo. La cosa più importante è la protezione del nostro popolo. Ordina alla città di addestrare un guerriero. L'addestramento è cominciato. Il nostro popolo si sente già più sicuro. Il nostro impero non sarà costruito in un giorno. Per oggi abbiamo fatto tutto quello che potevamo.